Tutto pronto per l'inizio di questo match in Serie B, manca solo il tocco per i cambi da parte dei Galacticos che oggi affrontano i Gallimberti. Siamo già alla terza giornata, finalmente il clima rispecchia il torneo edizione invernale. Dopo due giornate di gran caldo, finalmente è arrivato il freddo. L'arbitro Mauriello è pronto a fischiare l'inizio del match. Si batte. Betz Wollner, il pallone è allargato. Campione, l'1-2, la conclusione subito. E Betz Wollner, bravissimo, salta a deviare in corner. Primo squiro del match. La finta su Ciaramelli, non riesce, poi Capezzuto, Ciaramelli alla meglio. Pallone che rimane lì, alla fine Ciaramelli punta la porta, Ciaramelli il diagonale, il gol del vantaggio dei Gallimberti con la rete di Ciaramelli. 1-0, si sblocca quindi il punteggio. Pallone dentro per Campione che la gira di testa, pallone fuori di poco. Per il 1-2, bello con Cristaldo, la conclusione diagonale, che bel gol dei Galacticos, ottima azione in tandem tra Cristaldo e Perri, e arriva la rete del pareggio, 1-1. Federico, a Betz Wollner. Con calma, dai. Pallone che arriva a Perri, la conclusione sotto la traversa, rimonta completata per i Galacticos che si portano sul punteggio di 2-1. Perri, pallone dentro, poi la numero di Cristaldo, pallone fuori di pochissimo, che occasione per il 3-1. Giova, gli ha fatto male. Campione, la conclusione, Sarti si deve allungare per mettere in corner. Finisce qui sul punteggio di 2-1 per i Galacticos questo primo tempo. Iniziato il secondo tempo del match che vede affrontarsi Galacticos contro i Gallimberti, punteggio fisso sul 2-1. Dopo il vantaggio iniziale dei Gallimberti è arrivata la rimonta dei bianchi. Qui Gaetani riceve palla, la rimette al centro e arriva il gol di Cristaldo che vale il 3-1. Oh Giannetto, ma se me ne vado un problema. Un'altra bella azione corale dei bianchi che torna alla rete del 3-1 con Cristaldo. Occhio Gaetani, la mette dentro per la conclusione di Perri, super capuano, dice no. Giliberti, rientra poi la conclusione, Sarti dice no. Bravo. Errore qui di Perri che regala il pallone al Campione, se lo divora, il gol del possibile 3-2. Giliberti se ne va, Sarti poi sulla ribattuta salva sulla linea Gaetani dopo la conclusione di Campione, che occasione. Campione alla piazza, Sarti con i piedi dice no. Cristaldo dentro per Gaetani, Gaetani ancora per Cristaldo, a Betz Wollner infila il suo portiere nel tentativo di anticipare l'avversario ed è 4-1. Match virtualmente. Poi Capuano la regala a Cristaldo, Cristaldo al centro, c'è tutto solo Rudoli, Cristaldo se ne va da solo, la può chiudere Cristaldo, la finta Cristaldo, la conclusione sul fondo. Federico, forse è l'ultima occasione. Finisce qui il match tra Galacticos e Gallimberti. Allora, siamo qui con Cristaldo per parlare di questo match vinto per 3-1 dai Galacticos. Un'altra bella vittoria vostra, tanti gol, l'assist per te, ti sei meritato la medaglia del migliore in campo. Senti, una cosa bella dei vostri gol, è questo punto di squadra, questa tecnica, lo stretto, scanso, ti immagino che già un po' affiatato. Strano, ma è la prima volta che ci siamo insieme, però le consigliate che ci fanno per mi capire, per il diverso, 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 per il di
giù, giù, giù. A cercare di arrivare. Siete riusciti al meglio in questo tipo di gioco, lo ripeterete nelle prossime giornate? Sì, sicuramente, anche perché comunque abbiamo la fortuna di avere un gruppo che è abbastanza di difesa, allora...